Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione Sanità che chiede di garantire la continuità del servizio RSA impegnando le quote sanitarie in totale 206 milioni l'anno erogate dalla Regione, che risulteranno non spese al 31 dicembre prossimo. Nell'atto di indirizzo si impegna la Giunta a ripensare il modello organizzativo delle residenze sanitarie assistenziali, anche all'interno di un contesto più generale di residenzialità assistita, con formule moderne di vita in comunità. Viene chiesto inoltre di portare avanti la riorganizzazione e il potenziamento dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, valutando la possibilità di integrare l'attuale sistema formativo. Dopo l'audizione di tutti i rappresentanti del mondo dell'RSA e del mondo della cooperazione è uscita una, un elemento chiaro, e cioè che il, una pluralità di fattori, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi di energia, l'aumento dei costi legati alla gestione Covid, hanno generato una situazione di forte sofferenza per l'RSA. Che ha bisogno, come sta facendo l'assessorato, di una serie di analisi anche di cambi nell'organizzazione e nella normativa, ma c'è bisogno anche di un aiuto economico perché oggettivamente se no tante RSA non riescono più a sostenere la gestione del servizio. Sono un elemento essenziale dei servizi per la non autosufficienza, di integrazione con i servizi poi sanitari e quindi per noi diciamo. Eh, chiediamo alla Giunta di prevedere un, un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'RSA in Toscana. Io penso che il sistema è, è oggetto di una, sarà oggetto di un'importante trasformazione anche nella differenziazione dei livelli assistenziali, cioè noi abbiamo bisogno di un'offerta di RSA molto diversificata, in parte già lo è, dalle basse intensità a quelle con più alta integrazione sanitaria, e intorno a questo anche rivedere il sistema delle rette, integrarlo con tutti i servizi del territorio. E d'altronde l'assessorato sta svolgendo una serie di tavole insieme ai gestori, lo hanno confermato anche loro stessi, proprio per analizzare questi aspetti. Così come un altro elemento che noi abbiamo più volte eh, sottolineato è quello di una programmazione dei nuovi investimenti nel in RSA che deve essere strutturata perché altrimenti noi avremo una regione che è infrastrutturata secondo scelte un po' schizofreniche mentre noi abbiamo bisogno che tutto il territorio sia coperto e con servizi che sono differenziati. Facciamo, facciamo chiarezza, nel senso che il, il, la, la Giunta aveva... Predisposto più di 200 milioni per le, le, per le RR, per RSA. Eh, alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo, nel senso un positivo, di 27 milioni-30 milioni, milioni all'incirca, e questo è ciò che le residenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto eh, purtroppo soffrire in questi, in questi anni. Eh, da questo siamo ripartiti. Mi fa piacere. Che la commissione abbia recepito i miei messaggi che ormai durano da più di 12 mesi per quello che riguardava proprio le difficoltà delle residenze per anziani che hanno fatto da punto covid hanno fatto da, da, da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo covid e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura rivedere quello Percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat. Questo è alle basi di tutto. Dopodiché, certo, si cercherà e ci auguriamo che il Governo possa dare e stanziare più fondi proprio perché questa è comunque una nazione che invecchia sempre di più, ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere, di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi, meno gravi, ma anche le persone che si rimangono poi dopo da sole. Il provvedimento più urgente è quello che, essendo state pagate, erogate quote pari al 65% ad oggi, Quel rimanente di, dei 30 milioni che sono ancora nella disponibilità basterebbe, basterebbe questo per poterli aiutare in questo, in questo primo momento. Poi dopo andare a fare eventualmente richieste forse anche al governo centrale, però in questo momento le loro necessità possono essere coperto, coperte da questa quota che ancora non è stata erogata da parte della Regione. Bisognerebbe fare una cosa semplicissima: prendere atto che la Regione Toscana da 15 anni a questa parte non rivede la quota sanitaria. Mi risulta che da 15 anni a questa parte le spese per il mantenimento di un posto letto in RSA siano un po' differenti. Negli ultimi 15 anni. Forse le spese sono un attimino aumentate e la regione toscana non rivede la quota sanitaria. Quindi il documento che è uscito dalla terza commissione è un documento ben fatto, è un documento che chiede giustamente è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico, su qualunque punto chiedere soldi al Governo. Quindi chiede giustamente un impegno del Governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici dell'RSA. Il Governo ha previsto, di questo se ne sono dimenticati, non l'hanno scritto nel documento, gli chiederemo di inserirlo noi. Che il Governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ai costi energetici. Non ha inserito l'RSA nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare, quindi è giusto chiedere che vengano inseriti, come è giusto però chiedere anche che la Regione Toscana di vedere la quota sanitaria. Perché è troppo facile non far niente per 15 anni, aspettare che l'RSA, giustamente, sottolineo giustamente, ti vengano sotto il palazzo della Regione a dirti... Che se continuiamo così sono destinati a morire, quando invece un anno fa, un anno e mezzo fa, eravamo tutti sperticati in grandi elogi, ringraziamenti alla grande rete dell'RSA Toscana che hanno fronteggiato in prima linea la battaglia per il Covid, poi quando chiedono aiuto dire ok chiederemo soldi al governo. No, la Toscana riveda la quota sanitaria che è ferma da 15 anni, poi tutti insieme giustamente chiederemo al governo di impegnarsi anche per sostenere e per aiutare l'RSA a fare fronte al caro energia. Tante di loro, soprattutto le più piccole, ci hanno detto in maniera chiara che o la regione le va incontro, altrimenti abbassano i battenti. Ed è il rischio perché questo mercato che è un mercato indubbiamente interessante per chi ha capitali da investire, possa diventare terreno di conquista per le grandi multinazionali eh, dell'assistenza dell che arrivano in Toscana, fanno man bassa e si sostituiscano alla nostra rete storica territoriale. Di contro, perché è giusto dire le cose nella sua completezza, chi oggi gestisce il sistema dell'RSA deve comunque adeguarsi ai tempi, deve comunque garantire strutture all'altezza delle, delle aspettative di chi è ricoverato, strutture moderne, strutture all'avanguardia, strutture con palestre, strutture con piscine, non roba obsoleta di, di 50 anni fa e a fronte di questo però è dovere della politica tutelare questo mercato da eventuali ingerenze o tentativi di conquista. Parlare oggi di denaro che può avanzare alla Regione è sicuramente eh, rischioso perché in realtà il problema, i problemi che si trascinano alla sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta. Certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata, già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente e sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno delle RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta. Quindi la Regione deve intervenire, deve intervenire organizzativamente innanzitutto, perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte, in buona parte, è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema. Insomma la Regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo sono di carattere economico ma anche di carattere organizzativo. Sicuramente un'iniezione di denaro per cercare di arrivare a coprire le quote è fondamentale. Anche un cercare di garantire maggiori risorse a tutte le RSA come dal punto di vista del personale è fondamentale e un'attenzione e un monitoraggio a quelle che sono le situazioni che vengono poi, si definiscono man mano nei singoli istituti. La tenuta è fragile per una ragione fondamentalmente sociologica, che la popolazione sta diventando sempre più anziana e quindi più bisognosa di cure anche continue da parte di personale che non possono essere le famiglie. Famiglie che dall'altra parte, complice anche una situazione economica sfavorevole, devono impiegare la maggior parte del loro tempo nel lavoro e nell'accudimento magari di altre persone a casa e quindi si ritrovano in questa difficile di situazione di non poter magari accudire a casa i propri cari dover far ricorso all'RSA per delle cure più particolari e non avere denaro per questo. Ecco, Siamo di fronte a un crollo del welfare sanitario e familiare in cui la Toscana non si può dire più l'eccellenza che continua a professarsi ancora oggi. Noi siamo stati come Tel, Avivi, Tel Aviva i primi a depostare un atto a sostegno dell'RSA, i primi ad ascoltarli, a ricevere le loro istanze. Bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze, chiediamo... Di fare di più, per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo. Ma chiediamo di fare di più anche in termini economici. Una risoluzione di buon senso che noi sosteniamo in Consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti. Non compete a me dire quanto, 20, 30 o 40 milioni sarebbe semplice oggi dire quanto. È evidente che la pross il prossimo bilancio non può non tener conto di questa che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione, ma non solo. Di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico. Il sistema è fragile e, siccome all'interno dell'RSA si dà risposta ai fragili, chi è solido e la Regione Toscana deve dimostrare di essere solido, deve essere messo nelle condizioni di aiutare chi è più debole e chi, soprattutto, come il terzo settore, il mondo del volontariato, le ASP pubbliche, ma anche quelle private, ovviamente, che svolgono questo lavoro e questo servizio che io definisco, svolgono un lavoro straordinario. L'abbiamo visto nell'esperienza COVID. Se non ci fosse stato il filtro dell'RSA oggi, avremmo avuto altri dati anche rispetto ai morti dell'emergenza COVID. Sì. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 25 voti favorevoli, il voto contrario di Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle e l'astensione di Fratelli d'Italia, una proposta di risoluzione presentata dalla Commissione Aree Interne che impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo affinché sostenga in sede comunitaria la necessità di determinare un tetto europeo al prezzo del gas e di adottare ulteriori misure di emergenza per far fronte al forte aumento dei prezzi dell'energia. Nel dettaglio, la proposta di risoluzione chiede che si individuino nuove misure a supporto dei comuni presenti nelle aree interne e montane, per affrontare i costi in aumento dell'energia elettrica e del gas, valutando di poter considerare nelle modalità di riparto delle risorse anche la fascia altimetrica e climatica, accolto anche un emendamento presentato dalla Lega, che chiede di inserire nelle richieste anche le aree insulari, recentemente inserite nella strategia nazionale aree interne. L'arrivo delle temperature invernali chiaramente pone una difficoltà nella difficoltà in questo momento di crisi energetica, quello dei territori montani, dove chiaramente le spese per i consumi energetici saranno molto più elevate per gli enti locali, per le famiglie e per le imprese. E quindi rispetto a questo noi chiediamo innanzitutto al governo di intervenire rispetto ad esempio ai costi dell'energia dei comuni differenziando in base alle fasce altimetriche. Allo stesso tempo, un'altra questione che ci è stata posta è che la tassazione sugli extra profitti delle imprese energetiche sacrosanta, però è stata applicata anche a 1200 comuni italiani per quanto riguarda gli impianti per energia rinnovabile, ma i comuni non sono aziende private ma sono enti pubblici e utilizzano questa energia anche per sostenere le proprie attività. Più in generale la nostra mozione chiede al governo un impegno straordinario per quanto riguarda più in generale il tema del sostegno al comparto montano e neve di fronte ai costi energetici che saranno supplementari nella prossima fase. È una questione questa rilevante, noi abbiamo comuni in Toscana che stanno pensando o hanno già attuato la riduzione dell'illuminazione pubblica, di fronte a tutto questo è impensabile che le regioni abbiano in Italia la possibilità di sostenere efficacemente tutti i comuni rispetto a queste problematiche e se questo vale da tutte parti, né in montagna vale ancora di più. Noi chiediamo sulla pellet e legna d'ardare che è aumentata addirittura del tre volte i prezzi di mercato, di portare l'IVA al 4%, perché è un problema che si sta ovviamente. Diffondendo in tutto il territorio nazionale, chiaramente la Toscana, per sua natura, in virtù anche del proprio territorio, ha una rilevanza molto significativa di tutti questi temi. Ma noi chiediamo intanto alla Regione di avere attenzione. Attenzione anche nei confronti delle aree più marginali di questa meravigliosa terra che sono le montagne, le isole, le aree rurali dove vivono sì magari eh, meno persone ma hanno bisogno della stessa attenzione. Noi siamo contrari a regioni di serie A e territori di serie B, eh, anche chi non nasce in centro a Firenze o a Pisa è giusto che abbia gli stessi servizi, è giusto che ci sia un'attenzione particolare in questo momento. Per eh, le eh, stazioni invernali penso alla betone e all'amiata in particolar modo perché le imprese che gestiscono quelle stazioni, che sono delle infrastrutture, le imprese degli impianti di salita sono imprese energivore, Pensiamo semplicemente all'attività della neve artificiale. Per produrre neve artificiale si utilizzano i cosiddetti cannoni da neve che trasformano l'acqua in neve artificiale e che fanno questo tipo di esercizio attraverso l'energia elettrica con delle spese enormi e il grido di allarme che arriva in particolar modo dalla miata, ma non soltanto è un grido dove addirittura le imprese che gestiscono gli impianti di salita dicono che saranno aperte per minori ore il giorno e non tutti i giorni della settimana. Chiaramente questo avrà delle ricadute negative anche su tutto l'indotto, che sono gli alberghi, i ristoranti, eh, i noleggi di sci, i maestri di sci eccetera eccetera. Quindi c'è bisogno di un intervento, di un'attenzione importante da parte della regione toscana stanziando anche un contributo straordinario per poter produrre neve artificiale da questo punto di vista noi abbiamo presentato una mozione come fratelli d'Italia perché ci sia questo tipo di attenzione perché si assicuri dopo due inverni quasi drammatici un inverno che non sia altrettanto drammatico alla montagna toscana ad Abetone ad Amiata e a tutte le altre stazioni sciistiche